Buongiorno, spacchettiamo il pacchettino numero 8 del calendario dell'avvento di Vanity Space Blog in collaborazione con Bioalchimilla. Vi faccio vedere un pochettino com'è, intanto il pacchettino. Allora, c'è un qualcosa come la larghezza del pacchetto così, ed è rettangolare, fra poco la carta si strappa qui, e questa è la lunghezza. E dentro c'è qualcosa che si muove. Io suppongo che sia una mascara, però effettivamente potrebbe esserci anche una tinta labbra, abbastanza possibile. Poi qui c'è un qualcosa che io suppongo che siano dei campioncini, perché sono morbidi, quindi mi sembra che anche ci siano più di uno. Che dire, spacchettiamo, voi fatevi le vostre idee e vediamo se sono queste. Per me è un mascara, però vedremo, almeno questo pacchettino è più facile da scartare rispetto alle volte scorse. Aspettiamo così. Ecco qua, Lepo mi piace tantissimo come marca. Allora, cos'è? Magico correttore, una penna correttiva con burro di karité, olio di mandorle dolce e olio di jojoba. Vediamo com'è all'interno. Wow, io allora sinceramente non conosco questo prodotto. Oh, ma quanto è bello! Allora, ci sono due aperture. Fra poco studio com'è. Mamma mia, quanto è bello! Certo, sarà difficile da fotografare. Meraviglioso comunque. Io non ho mai provato una cosa del genere. Colore 01, illuminante. Sì, sono molto contenta. Sono molto contenta perché io non ho un illuminante. Quindi un correttore illuminante. Ho soltanto la matitone di Pure Bio numero 18, che però non mi copre tutte le occhiaie, e cercavo da tempo qualcosa di illuminante. Se questo dovesse funzionare sarei la persona più felice del mondo. Comunque il packaging è qualcosa di meraviglioso. Ero così presa da questo correttore in penna che ho dimenticato di farvi vedere i campioncini. Alla fine erano i campioncini, sì, perché comunque erano così morbidi che si capiva. E io sono un'amante pazzesca di campioncini, ho una pelle troppo complicata e quindi per me i campioncini, come faccio ad aprire? Comunque per me i campioncini sono di vitale importanza, perché se io non provo un prodotto, soprattutto costoso, prima in campioncino, io non compro in full size. Quindi chi me li voglio dare, peggio per loro, perché poi io non compro i prodotti direttamente. Allora vediamo. CC Cream Color Control, è il colore beige naturale, quindi con aloe vera, olio di babassu, non lo conosco, e vitamina E, quindi sarà sia una crema colorata, 2 ml, perfetto, felicissima. Colore chiaro, perfetto proprio per periodo invernale. Crema viso anti-pollution, adoro le creme detox, perché non le ho mai provate, quindi sono felicissima di provarlo. Anche questo è di 2 ml. Con l'acqua d'arancia rossa e peonia bianca. Arancia rossa, pazzesco. Io amo mangiarla, però non l'ho mai vista usata nei cosmetici. Bellissima, curiosissima. Latte detergente, super super contenta di provarla. Sempre all'acqua di arancia rossa, pazzesco. Estratto di riso e peonia bianca. Dovrebbe essere molto delicato. E ecco, ha già potassium sorbate. Ai, io ho problemi con potassium sorbato, infatti è la prima cosa che guardo, è sodio benzoate, però non sono messi accanto, quindi magari non mi farà reazione, però sono pure super contenta. Certo, 2 ml non basteranno per fare chissà cosa, però lo proverò, e se non mi dovesse arrossare la pelle potrei considerare l'acquisto. Olio booster, allora io adoro gli oli viso, cioè io li adoro e nulla, e quindi sono contenta di provare anche lui. Quindi serve come olio riparatore ed antietà per viso, collo e décolleté. Ok, vi farò sapere, molto contenta. E qua cosa c'è? Crema idratante viso, mani e corpo con estratto di riso, aloe e burro di karité. Sono 5 ml di prodotto e penso che lo proverò sulle mani e
Adesso il corpo, perché le creme è un po' più universale, preferisco usarle appunto non sul viso, perché il viso, almeno io ho un viso troppo troppo sensibile e delicato. Grazie mille anche per i campioncini, io li amo, sono i miei tesori. Sono ancora più, no, non ancora più felice di questa, no, però sono felicissima di aver trovato anche i campioncini che non erano dovuti.